Dottoressa Ciccolo, la difesa dell'imputato ha messo in discussione la sua dichiarazione, dice che lei ha avuto delle perplessità, dei dubbi. Quella della fisica. No, è stato concluso in termini di buona probabilità che la lettera, ovviamente, è stata scritta dalla mano che ha vergato i segni grafici nella pagina datata 26 settembre, un'altra mano. Questo non lo posso dire, però è ovvio che si conclude in termini di probabilità per una questione di correttezza metodologica e anche perché la lettera in verifica è una fotocopia. E quando abbiamo una fotocopia non è possibile rilevare tutti gli indici, tutti i parametri, ne mancano due, tre, che e ovviamente flow, è per questioni di correttezza, ovviamente ci si esprime in termini di buona probabilità, che comunque non è detto che sia una probabilità relativa, anzi può essere a volte un'alta probabilità. Alta probabilità. La firma è flow? Questo è un movimento in corsivo, quindi non era oggetto della perizia, ovviamente quel tipo di movimento lì, perché abbiamo, potrebbe essere flow o flam, ma comunque in tutti i casi si fa un confronto tra la lettera in verifica che è scritta tutta in stampatello con le lettere in stampatello. Il confronto avviene sempre omogeneo. Alta probabilità. Grazie. Prego.